Sennina, si t'aspet, in ben allon. Si t'aspet, in ben allon, tief euch die Verlone, so zu den Füßen nieder. Da dove nasce questa impresa? Perché questa è una vera impresa che dura quasi tutta una vita dedicata a un testo. Un testo, qui abbiamo i suoi commenti, al testo del Vangelo secondo Matteo. Io ho cominciato a maneggiare, a toccare, a leggere quel libro che si chiama Bibbia, che avevo 7 anni più o meno, e proposi ai fratelli, anziché tirarci dietro i cuscini, non è meglio che leggiamo qualche cosa, oppure addirittura se leggiamo la Bibbia. E loro mi dissero, va bene. E ogni sera praticamente leggevo le pagine che portavano i due fratelli a dormire. Questa è stata la mia conoscenza, o questo è il ricordo che io ho della mia conoscenza della Bibbia. Decisi di continuare, di continuare con la teologia e mi battei di nuovo nella Bibbia. Mi chiamò e mi disse, abbiamo deciso che tu vada a studiare a Roma. E lì hai incontrato dei maestri però. E ho incontrato dei maestri straordinari. Ecco. Ho incontrato, per esempio, Alonso Schaefer, fu un padre in senso biblico. Mi insegnò veramente a leggere questo testo, a interpretarlo, ma mi disse, leggi la Bibbia con la Bibbia. È un po' la caratteristica fondamentale, peraltro anche tradizionale, alla quale tu ti rifai nel tuo lavoro, no? Mi ha portato lontano la convinzione di non dover leggere la Bibbia con la tradizione esegetica, ma di doverla leggere in quanto testo che contiene un codice di vita. La generazione di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Matteo. Che cosa vuol dire questa parola? Perché evidentemente non stiamo parlando di come è nato Gesù di Nazareth. Assolutamente. Assolutamente, ecco. Cioè molti di fronte all'espressione Gesù Cristo pensano a Gesù, cioè pensano che Gesù Cristo indichi Gesù. Indichi Gesù di Nazareth, cioè Gesù quella di persona Nazareth, storica lì. Ecco, l'espressione non significa Gesù di Nazareth. Il Gesù di Nazareth diventato Cristo, consacrato. Allora, l'espressione Gesù Cristo nelle scritture non indica soltanto Gesù di Nazareth, ma indica il Gesù della Chiesa primitiva, il Gesù che è la Chiesa primitiva, oppure addirittura il Gesù che è la Chiesa. Quindi la generazione di Gesù Cristo, già detta così, vista così, è la generazione di un processo. Di un processo che comincia però con la morte e il risveglio, tra virgolette, e il risveglio di Gesù. Allora siamo partiti da generazione di Gesù Cristo. Abbiamo visto che questa generazione di Gesù Cristo non è il fatto di mettere al mondo semplicemente un bambino che si chiama Gesù di Nazareth, ma che è un processo che inizia con questo momento della vita di Gesù di Nazareth e della sua sospensione. Sospensione dice tra
la terra e i cieli. E ha detto anche, ma i cieli non sono i cieli. Ha detto, i cieli sono in realtà il luogo di questa comunità di giusti. No? Noi diremo, quando si dice, sono andati in cielo. Sono andati in cielo, intendiamo raccontare una sorta di favoletta sul dopo morte. No? Qua l'idea è del tutto diversa e la vedremo dopo. È una sorta di cosmologia di senso nella quale c'è un punto, come dire, un punto d'arrivo, un punto verso il quale si va, che sarebbero i cieli come luogo dei giusti. Certo. E a questo processo, no, di andata nei cieli, a questo processo, per capire questo processo, bisogna capire questa generazione, lo stesso processo, ma visto nella sua fioritura a partire da questa radice, nella sua generazione di Gesù Cristo, come tutto quello che questa vicenda di questo, come lo possiamo chiamare, questo giovane profeta ebraico mette in movimento.